da poche ore è conclusa la sessione invernale del calciomercato. Siamo col presidente Gianni Grenna per tracciare un bilancio rispondendo alle domande inviate dai giornalisti. Iniziamo dalla prima, presidente. Avete fatto una vera e propria rivoluzione andando a pescare gente funzionale al progetto e soprattutto affamata. Le numerose operazioni sono dovute al fatto che in estate qualcosa non ha funzionato a proposito del potenziamento della squadra? E di solito se poi a gennaio fa una rivoluzione qualcosa sicuramente non ha funzionato. Pertanto abbiamo ritenuto, come dicevi prima, fare questa rivoluzione. Abbiamo fatto 10 uscite e 10 entrate. A mio avviso tutti i calciatori che hanno voglia di vestire la maglia del Crotone, questo è sicuro. Gente motivata che è venuto proprio per... motivata per darci una mano a uscire da questa classifica che ci vede un attimino nei bassi fondi. Ecco. Il ritorno di Golemic da ciliegina sulla torta, come mai era andato via la scorsa estate? La scorsa estate è andato via perché aveva trovato una società nei paesi arabi, poi non si è concretizzato, poi si è chiuso il mercato, ha fatto la scelta di andare in Grecia. Però poi nel momento in cui c'è stata questa opportunità di poterlo riportare a Crotone, lui ha subito sposato la causa e ha accettato ben volentieri. Aspettiamo da qui a domani, dovrebbe essere già a Crotone, pertanto è aggregato alla squadra. Avete completato tutti i reparti ed è arrivata gente motivata che si è subito integrata nel gruppo. Marras addirittura è andato a segno dopo un solo giorno dal suo arrivo. Sì, l'ho detto già prima, è tutta gente che ha sposato il progetto Crotone. Abbiamo, come diceva il mister, se bisogna cambiare, bisogna cambiare radicalmente, lo abbiamo fatto, l'abbiamo accontentato in tutti i reparti. Adesso niente, manca solo dopo due risultati utili consecutivi fuori casa, che mancavano da un bel po'. Dobbiamo in questo momento concretizzare le partite casalinghe e cominciare già dal Cittadella, la squadra che milita nell'alto della classifica, però sono sicuro che con la giusta determinazione e la volontà dei calciatori dovremmo portare a casa il risultato il prima possibile. Un migliore Crotone con la ripresa del campionato dimostra che alcuni senatori avevano fatto il loro tempo ed ha fatto bene la società a mettere sul mercato? Sono i dati di fatto. Abbiamo tolto giocatori che militavano da un sacco di anni qui a Crotone, da diversi anni. Forse era giunto il momento che cambiassero aria. Forse come società ce ne siamo accorti un po' tardi. Però non è mai troppo tardi trovare rimedio e aggiustare il tiro. Per chiudere, sabato arriva in Cittadella, si gioca all'uscita e ci sarà bisogno del nostro pubblico. Sì, abbiamo bisogno del pubblico, proprio perché questa squadra ha bisogno di sentire il calore della città e dei nostri tifosi. Abbiamo rifatto l'iniziativa Porta un amico, anche per il momento di grande crisi che vive la città, ecco. Pertanto un appello ai nostri tifosi. Vi aspettiamo sabato all'uscita perché dobbiamo difendere questa categoria, perché voglio dire, è importante per la città, per la società e anche per i tifosi stessi, ecco.